Iniziamo i lavori di questo convegno. Voglio ricordare che sulla nostra sinistra ci sono le riviste di medicina democratica, in particolare l'ultima che contiene tutti i documenti dell'ultimo congresso, il congresso di Milano. E quindi è una cosa piuttosto voluminosa. Per le riviste in genere date un contributo a piacere, solo l'ultima rivista vi preghiamo di diciamo darci il pagamento del tempo. Va bene, allora qui insomma la gente sta arrivando alla spicciolata. Comunque abbiamo parecchi interventi, per cui è meglio che diciamo lo facciamo. Okay. Vabbè, in effetti ci è sembrato opportuno fare una discussione a livello nazionale sulla questione del lavoro e della salute, che sono due elementi importanti, se vogliamo, del nostro vivere civile, della nostra idea di società, no? Tanto è vero, la Costituzione ne parla, e magari poi ne accenniamo come. E che però, paradossalmente, negli ultimi tempi sembrano essere due cose in conflitto, cioè a dire che molto spesso ci viene posto il dilemma di scegliere tra le due cose, dicendo che se il lavoro si deve sviluppare, la produttività si deve sviluppare, bisogna pure accettare la nocività, tutti quelli che sono i rischi connessi alle attività lavorative, magari anche l'idea che possano accadere gli incidenti sul lavoro, mentre che invece il rispetto dell'ambiente, della salute eccetera eccetera porterebbe alla disoccupazione e alla povertà. La nostra realtà, la realtà del Meridione e della Campania in particolare, è la prova provata che questa cosa è falsa, perché qui come disoccupazione, penso che siamo uno dei buchi neri d'Italia, e però come nocività no, siamo pure malmessi, siamo i primi. Vale a dire che abbiamo preso il peggio di tutta questa storia. E allora bisognerebbe fare un ragionamento nel terzo millennio su quello che è successo nel secolo scorso, cioè il Novecento, e che cosa vuol dire rispettare l'articolo 41 della Costituzione, no? Di cui magari accenniamo qualcosa. Cioè l'articolo 41 della Costituzione ci parla della libertà di impresa. Libertà di impresa che è, consentita e anzi incoraggiata, eccetera, però deve rispettare alcuni elementi che sono il rispetto della dignità umana, della sicurezza e della libertà. Per sicurezza chiaramente si intende anche la salute. Questo era un elemento che i padri costituenti avevano ben chiaro e hanno introdotto nella nostra Carta Costituente. Negli ultimi tempi è stato quasi un motivo continuo anche sulle riviste specializzate. C'è una rivista, tra l'altro, che si chiama Soldi Online, che tiene vicino alla testata il faccione di Marchionne, che faceva una proposta di modificare l'articolo 41, sostanzialmente dicendo che l'attività l'impresa è libera ed è le è consentito qualunque cosa che non sia espressamente vietata dalla legge. Tutto il resto, cioè la possibilità di controllo
e le coordinate attraverso cui deve essere, si deve sviluppare per il rispetto dell'ambito sociale, della salute, eccetera, eccetera, scompare da quella proposta. È una proposta, non è che è stata approvata. E successivamente anche altre, dagli ambienti, per esempio, della LUIS, è uscito fuori qualche altro testo che proponeva questa cosa qui. Ma noi non crediamo onestamente che ci sia tutto questo bisogno di scompaginare un elemento di civiltà, no? Che tra l'altro non è mai stato, che è appunto l'articolo 41 della Costituzione, che tra l'altro non è mai stato rispettato fino in fondo durante la nostra storia recente. In particolare non è stato rispettato durante il periodo della grande espansione industriale del nostro paese, no? Il secondo dopoguerra in Italia ha visto questo emergere delle attività produttive, specialmente nel nord Italia, e che praticamente ha sicuramente distribuito reddito, caratterizzato, diciamo, una trasformazione sociale anche del nostro paese. Tantissimi nostri paesi si sono spopolati per portare forza lavoro alle industrie del nord, eccetera. E però anche nel periodo migliore che abbiamo visto, in cui l'economia tirava, eccetera, eccetera, si registravano degli elementi di grave allarme, proprio per disattenzione rispetto alla salute, rispetto alla sicurezza, rispetto alla dignità umana. E voglio ricordare l'idea delle grandi opere, no? La diga del Vajont, che fece 1900 morti per una impresa faraonica che costò, spazzò via praticamente interi paesi in provincia di Belluno. La faccenda dell'Ikmesa, no? Che in qualche modo, diciamo, fu emblematica, perché dal 1953 fino al 76 fu tutta una serie di incidenti che comportarono delle vere e proprie epidemie, fino alla più grave, l'espansione della nube tossica e la diossina, che era un elemento allora sconosciuto, che creò, sfigurò tante persone di quell'area, con la cloracne, provocò la solita moria delle pecore, che ricordava un poco la faccenda di Acerra, no? Che abbiamo visto noi recentemente, e poi aborti, malformazioni e quant'altro. Per non parlare poi dei tantissimi incidenti sul lavoro, manca a fare apposta in edilizia, che nel 1970 pare che raggiunse l'acme, i 200 morti, però poi abbiamo visto che negli ultimi tempi noi abbiamo abbondantemente superato questi limiti. Allora, il nostro ragionamento di stamattina qual è? Il nostro ragionamento è questo, è che noi dobbiamo difendere certi baluardi, diciamo, di civiltà del nostro convivere civile, e anzi dovremmo cercare di ampliarlo, perché dalle storie che sentiremo stamattina, che vengono da tutta Italia, e anzi io ringrazio veramente, specialmente quelli che hanno affrontato lunghi viaggi per arrivare fin qui, che c'è un filo comune. C'è un filo comune in tutte queste storie, e che è il senso di responsabilità che chi produce, no, degli elementi di mercato, dei prodotti che poi vengono utilizzati e comunque producono diciamo economia, a un certo punto, per dei meccanismi perversi, si deresponsabilizza rispetto al destino di questi prodotti, rispetto alle modalità con cui vengono fatti, rispetto all'origine e rispetto specialmente alla fine che faranno le scorie delle attività industriali, e persino il disuso, la fase del disuso di questi prodotti. Allora c'è un collegamento tra l'Ikmesa, per esempio, e Pianura, di cui ci parlerà Zaccaria stamattina. C'è un collegamento pure con la mentalità del profitto che ha prodotto in qualche modo la strage di Viareggio, perché
non si può spiegare altrimenti come mai nel terzo millennio accadano delle cose incredibili come quella lì dell'esplosione del 29 giugno. E quindi questo è il discorso, noi dobbiamo cercare di mettere insieme tutte queste esperienze e cercare specialmente di creare un fronte unico con delle idee chiare per combattere questa battaglia di civiltà, per cui il lavoro non sia più nemico della salute, ma siano due elementi importanti della nostra vita quotidiana.